Atrax qui al Cersaie 2012 presenta due nuovi prodotti. Il primo è la serie TT disegnata da Matteo Thun e Antonio Rodriguez e il secondo è il radiatore Flaps disegnato da Victor Vasilev. Il primo, il TT, è un prodotto che trae origine dalla nostra serie T, che è un radiatore di punta in questo momento della gamma Atrax, e parte da, appunto, da un profilato a sezione DT che viene accostato uno dopo l'altro per creare un radiatore che riprende le forme del tradizionale radiatore lamellare per riproporsi in un disegno attuale, minimale e contemporaneo. È un radiatore che ha delle ottime prestazioni termiche e ha una grandissima flessibilità in quanto può essere posizionato sia verticalmente che orizzontalmente e può essere richiesto in tantissimi variabili dimensionali fino al punto da arrivare anche ad essere richiesto al centimetro. Il secondo prodotto è Flaps, disegnato da una new entry per Antrax che è Victor Vasilev, che ha disegnato per noi questo radiatore che è un radiatore specifico per il mondo del bagno. È un radiatore che deriva da una piastra molto pulita dove sono inserite questi flaps, queste lame che hanno la funzione di portare le salviette, scaldare le salviette e stoccare le salviette in un bagno. È una forma molto pulita e lineare che si sposa benissimo con il bagno contemporaneo e le linee attuali. Sono tutti prodotti estremamente nuovi per il mercato e che fa sì che l'Antrax oggi sia un'azienda di riferimento e di traino nel mercato contemporaneo.